Allora, direttore, ci racconta questa nuova iniziativa editoriale del giornale. Ma sì, quest'anno sono i 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, ma noi volevamo che non andasse perduto un anniversario che crediamo sia importantissimo per la regione, cioè i 70 anni della liberazione, perché da giugno a settembre fu liberata buona parte della Toscana. E ci sembrava un'occasione in cui soprattutto andare a recuperare la memoria di tante persone che ancora sono vive, possono raccontare quei momenti. Alcune esperienze fatte l'anno scorso con la storia dei bombardamenti avevano avuto un grande ritorno, si era dimostrata una grande voglia di chi c'era stato di raccontare, per cui con il collega Corrado Benzio, che ha seguito tutta questa cosa, negli ultimi mesi abbiamo raccontato sul giornale tantissime storie di eroismo, ma anche di vita quotidiana, di quei momenti che hanno portato alla liberazione delle nostre città. È diventato un dossier sul sito e adesso una pubblicazione in collaborazione con la Regione, in 50 pagine di racconto di queste storie quotidiane, che sabato sarà in regalo per tutti i lettori come documento di memoria.